Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ad maiorem Dei gloriam. In questa registrazione ci resta da vedere l'ultimo punto della nostra 14ª lezione, quello dedicato, come voi vedete, alla prassi trinitaria. Questa formula richiama alla nostra mente una questione che abbiamo sollevato fin dal primo giorno delle nostre lezioni, del nostro corso, quando abbiamo constatato, ricordate, citando provocatoriamente un testo di Immanuel Kant, che la Trinità sembra sì una bella dottrina, ma del tutto irrilevante per la prassi, per cui credere che Dio sia assolutamente uno e unico, come fanno gli ebrei e i musulmani, credere che sia invece uno e trino, come fanno i cristiani, o addirittura credere che Dio sia una pluralità di divinità, come nel pantheon greco e romano, sembra avere poca incidenza sulla vita concreta, cioè anzitutto sulla morale, sulla vita etica delle persone. Che cosa cambia nella nostra prassi se Dio è Trinità? Che cosa cambia? Visto che l'impressione che noi tutti abbiamo, e non soltanto Kant, che pure l'esprime in termini perentori, che la Trinità non abbia nessuna rilevanza per l'agire concreto, sia un dogma per la mente, ma non per il cuore e nemmeno per le mani e le gambe, i piedi, cioè per l'agire concreto delle persone. Ecco allora che una delle sfide che la teologia trinitaria contemporanea si è assunta è proprio quella di dimostrare che invece la teologia trinitaria ha una rilevanza pratica fondamentale, per cui verrebbe da dire che se Dio non è soltanto uno, ma è simultaneamente uno e trino, allora tutto cambia nella vita dei cristiani. Questa affermazione programmatica, che meriterebbe, vorrei dire, un corso a sé, uno sviluppo molto molto più ampio di quello che noi possiamo dedicargli adesso in pochi minuti in un corso istituzionale come il nostro, io provo ad articolarla in duplice prospettiva. Anzitutto in chiave ecclesiale o ecclesiologica, la Trinità come modello per l'agire dei cristiani e poi in prospettiva sociale o sociologica, la Trinità come modello per l'agire degli uomini, dell'umanità stessa. Ecco, anzitutto la Trinità come modello della Chiesa. Questa idea si è venuta imponendo soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II, a partire dal quale si è sviluppata l'analogia fra Trinità e Chiesa, come abbiamo già visto commentando a suo tempo i numeri 2, 3 e 4 di Lumen Gentium. Esiste un'analogia, cioè una somiglianza, pur fatte salve le infinite somiglianze, tra la comunione trinitaria, tra la comunione che lega eternamente Padre, Figlio e Spirito Santo, e la comunione che lega le persone e le istituzioni all'interno della Chiesa. La comunione trinitaria mette insieme unità e pluralità, perché i tre nella comunione sono una cosa sola, senza però confondersi. Sono essi radicalmente uniti e radicalmente distinti, ineffabilmente insieme e ineffabilmente separati, perché ciascuno dona all'altro tutto ciò che è, eccetto la propria caratteristica personale, ma al tempo stesso ciascuno riceve la propria incomunicabile caratteristica personale, cioè diviene se stesso a partire dalla relazione che intrattiene con gli altri. È ciò che abbiamo detto in maniera più ampia e approfondita quando abbiamo anche riflettuto sul concetto trinitario di persona, ricordate? Ecco, proprio questo dinamismo trinitario
per cui la comunione trinitaria non sacrifica né l'unità alla molteplicità, né la molteplicità all'unità, ma le fonde insieme in maniera misteriosa e armonica, è, secondo l'analogia che ho prima descritto, utile per descrivere che cos'è la Chiesa, o meglio, che cosa deve essere, deve diventare la Chiesa. Dunque, l'analogia trinitaria permette di gettare luce tanto sull'essere quanto sul dover essere della Chiesa, mostrando che appunto la Chiesa deve strutturarsi come comunione sul modello della Trinità, e cioè deve garantire una unità che non mortifichi la pluralità, cioè le differenze legittime e necessarie che arricchiscono l'insieme, e al tempo stesso deve garantire una pluralità, una varietà, una molteplicità che però non si frantumi nella distinzione, ma si raccolga nell'unità. Dunque la Chiesa, sul modello della Trinità, si costituisce come unità plurale, come unità delle e nelle differenze. È ciò che ad esempio Bruno Forte afferma quando dice che alla pericoresi trinitaria deve corrispondere analogicamente la pericoresi ecclesiologica, cioè una pluralità che però fa salva l'unità fra gli elementi dell'insieme. Ad esempio si esprime questa pericoresi ecclesiologica nella unità fra i carismi e i ministeri, tra il Papa e i Vescovi, tra la Chiesa universale e le Chiese particolari, oppure anche dentro le singole diocesi, tra il Vescovo e i presbiteri, tra i chierici e i laici. Cioè nella Chiesa esiste da una parte un principio dell'unità e dall'altra parte un principio della differenza, e questi devono essere garantiti, assicurati, senza schiacciare l'uno sull'altro. Dunque, fare e costituire un'analogia con il Dio trinitario significa, ad esempio, per autori come Leonardo Boff, ma anche il già citato Jochen Moltmann, affermare che la Chiesa, più che gerarchia, in cui l'unità diventa uniformità e mortifica le differenze, più che gerarchia la Chiesa è comunione, cioè è un'unità che fa posto alle differenze e in cui il compito del ministero gerarchico non è di mortificare e di distruggere le differenze, ma di raccoglierle in sintesi, perché non nuociano ma servano all'unità, così come spiega bene ad esempio Lumen Gentium 9 piuttosto che 13. Secondo Moltmann, se la Trinità rappresenta una comunione, ciò che ad essa corrisponde è nella Chiesa una vera comunione umana di uomini e donne. La dottrina trinitaria cristiana, proseguo ancora con Moltmann, ci offre lo strumento concettuale per equilibrare nella Chiesa unità e differenza, personalità e socialità. Quindi l'assunzione della Trinità come modello della Chiesa, a partire dal concetto di comunione, permette di passare dalla Chiesa gerarchica alla Chiesa comunione senza ricadere nell'estremo protestante di un livellamento ministeriale, ma ricomprendendo la gerarchia come servizio alla comunione e all'unità, colei cioè che garantisce che la pluralità dei ministeri, dei carismi, dei doni che lo Spirito dissemina nella Chiesa serva alla causa comune e dunque edifichi la Chiesa nell'unità. L'unità della Chiesa, se si chiama comunione, non è dunque la rigida uniformità, ma l'armonia dei distinti, dei diversi. Questo discorso, che si applica alla Chiesa, dunque costituendo, elaborando una ecclesiologia trinitaria, può però, in maniera ancora più audace, applicarsi alla società. Se fra i teologi che hanno delineato una ecclesiologia trinitaria, si può citare, oltre a quelli che ho già menzionato, cioè Bruno Forte, Leonardo Boff, Jochen Moltmann,
qualche volta con eccessi non sempre accettabili. Si può citare però ad esempio un autore di assoluta importanza come Walter Kasper, oppure Gisbert Gressake, oppure andando in ambito ortodosso Ioannis Zizioulas, dunque l'ecclesiologia trinitaria vanta oggi nomi di eccellenza nel panorama teologico, passando invece alla Trinità come modello della società, qui mi rifaccio a un filone preciso del pensiero teologico contemporaneo che va sotto il nome di ontologia trinitaria. Questo filone è stato, potremmo dire, inaugurato da un teologo tedesco di nome Klaus Hemmerle e trova oggi uno dei suoi più autorevoli rappresentanti nel nostro teologo italiano Piero Coda, per cui ad esempio anche nel saggio Dalla Trinità che voi utilizzate come manuale di studio, troverete che appunto l'ultima parte è delineata, rappresenta un primo abbozzo non ancora compiuto di ontologia trinitaria, in cui la Trinità non è soltanto pensata come modello della Chiesa, ma più ampiamente, più radicalmente come modello della società e dell'umanità. Qui, più che Lumen Gentium 2.3.4, ci viene in mente un altro testo conciliare che abbiamo considerato, Gaudium et Spes 24, laddove si affermava che la vocazione umana, la vocazione dell'uomo in quanto uomo, può essere inferita, può essere dedotta dal mistero trinitario, visto che l'uomo è stato creato a immagine del Dio Trinità, e dunque quella vocazione non può, non deve consistere nella chiusura egoistica in se stesso, ma piuttosto nell'apertura solidale, compassionevole nei riguardi degli altri. L'uomo creato a immagine della Trinità è l'uomo chiamato a realizzare se stesso insieme agli altri nella comunione della famiglia umana. Ecco, questa idea che dunque l'ontologia trinitaria di Hemmerle piuttosto che di Coda sta delineando è appunto estremamente feconda dal punto di vista sociale, ma finanche politico ed economico, perché è una società improntata sulla fraternità, sulla comunione a immagine di Dio Trinità, non può che corrispondere una politica della giustizia e una economia dell'equità, e dunque diventa la Trinità, per dirla di nuovo con Leonardo Boff piuttosto che Jürgen Moltmann, un vero e proprio programma sociale, sotto alcuni aspetti rivoluzionario, che, diciamo così, contesta l'accaparramento da parte di pochi, contesta l'egoismo possessivo della cultura occidentale e proclama l'avvento di rapporti nuovi, di relazioni nuove all'interno dell'umanità, improntate all'apertura, all'altruismo, alla generosità, al dono di sé, ad immagine di Dio. Anche qui, dunque, vedete, l'assunzione della Trinità come modello della società è gravido di conseguenze attualissime, che io ho riassunto nel nostro schema, utilizzando soprattutto il linguaggio di Moltmann, come passaggio dall'individualismo possessivo al personalismo sociale, cioè alla capacità, vedete, di riconoscere che l'altro, gli altri, sono strumenti perché ciascuno possa diventare persona. E qui si distingue, come riprendendo un concetto tipico, un'idea tipica della teologia orientale, tra l'individuo umano e la persona umana. L'individuo è quello che realizza egoisticamente se stesso. La persona è quella che si schiude agli altri, facendo degli altri uno strumento per trovare se stessa e mettendosi a servizio degli altri perché essi a loro volta trovino se stessi. Quindi il personalismo sociale è, potremmo dire, diciamo così, il punto di arrivo di questo sviluppo teologico trinitario che assume la Trinità come modello della realizzazione umana a livello universale.
Non aggiungo altro a quello che ho detto in maniera, vorrei dire, estremamente imprecisa e imperfetta, è soltanto un accenno che meriterebbe d'essere approfondito, ma che vorrebbe soprattutto provocarci per capire in che modo la Trinità è un programma di vita concreta, pratica, riguarda l'etica, riguarda la società, riguarda le relazioni concrete e quotidiane, fatta salva l'assoluta differenza insita in ogni analogia. Concludiamo con una, non soltanto questa lezione, vorrei concludere tutto il nostro corso con una citazione di Agostino. Noi abbiamo incontrato più volte Agostino, che rappresenta ad oggi il più grande teologo trinitario dell'Occidente, per cui chi voglia confrontarsi con il mistero trinitario non potrà prescindere da Agostino e in modo particolare dalla sua imponente Summa de Trinitate. Soprattutto però Agostino, pur avendo dedicato ben 15 libri al mistero trinitario, alla cui elaborazione ha dedicato oltre un ventennio, ha mantenuto la consapevolezza che di Dio è molto più ciò che non sappiamo di ciò che sappiamo. Per cui per Dio, come dicevamo fin dall'inizio, quando si parla di Dio, l'ultima parola resta sempre il silenzio. Potremmo dire la prima parola è la parola della teologia, ma una parola superiore è quella della preghiera e la parola ancor più eccelsa è la parola del silenzio. Così dunque scrive Agostino proprio nell'epilogo delle De Trinitate, alla fine del quindicesimo libro, dopo aver in lungo e in largo illustrato il mistero della Trinità. Così egli scrive, trasformando le sue parole in preghiera. Quando giungeremo a te, finirà tutto quello che diciamo di te senza comprenderlo veramente. E forse l'esperienza anche di questo corso. Abbiamo tanto detto su Dio, però senza veramente comprendere chi Dio è. Rimarrai solo tu che sei in tutto. Per l'eternità, allora, non diremo che una cosa sola, non faremo altro che lodarti a una sola voce, noi stessi diventati una cosa sola in te. Con ciò concludo queste lezioni, queste meglio registrazioni del nostro corso di teologia trinitaria, sperando che siano state sufficientemente chiare, pur nella loro inevitabile sinteticità e anche imprecisione. Certamente esse rappresentano uno stimolo ad approfondire oltre il mistero infinitamente trascendente di Dio, non soltanto attraverso i nostri manuali, ma attraverso infinite altre letture ed esperienze nel corso della vostra vita. Grazie e a tutti buono studio e buon esame. Grazie.